Buongiorno amici lontani e vicini, siamo nella nostra redazione decentrata del Chitarra Bar di Lipari. Con noi il famoso opinionista, nonché operatore commerciale, Luca Chiofalo. Allora, parliamo subito di vivibilità e quindi di isola pedonale. Si va da un'ordinanza all'altra, un giorno è aperta, un giorno è chiusa. Arriva la nave da crociera e per esempio si chiude la via Garibaldi, ma così ovviamente non si può andare. Senz'altro, buongiorno intanto. Sì, viviamo un periodo di ordinanze ballerine. Ciò dipende in parte da una mancanza di decisione da parte dell'amministrazione, ma anche da una intermittente volontà della popolazione. Insomma, non si è ancora entrati nell'ordine di idee che bisogna presentare a chi ci viene a visitare un centro storico, quantomeno un centro storico, e almeno nella stagione estiva, vivibile, fruibile, senza l'assillo e la minaccia delle macchine a motore. E il problema che si pone, insomma, quotidianamente è quello però della via Garibaldi. Infatti ultimamente è stato anche documentato attraverso delle foto emblematiche, perché vabbè, se non arriva continuamente la nave da crociera, però ci sono questi vaporetti che arrivano, quindi la via, che fra l'altro è pure piccola, è sempre intassata di turisti che non possono conciliare con le vetture. Sì, io premetto che per fede e convinzione io sono per estendere l'isola pedonale non solo alla via Garibaldi ma a tutto il centro storico, per ciò che ho detto prima. La via Garibaldi in particolare soffre delle dimensioni anguste, che poi sono anche la peculiarità della via stessa, e quindi ha necessità di essere chiusa al traffico veicolare almeno nei mesi estivi, perché non riesce a reggere traffico veicolare e pedonale senza rischiare che i turisti debbano schiacciarsi ai muri, in sostanza. Oggi comunque la via Garibaldi è chiusa, c'è la Royal Clipper, questo splendido veliero che il nostro webmaster Massimo Pagliaro sta inquadrando, con 200 croceristi. Certo, non sono scesi tutti, però insomma si vede, la piazzetta è movimentata, anche perché c'è il vaporetto della Tarnava, adesso ne sta arrivando un altro. Il problema appunto è però di creare una soluzione alternativa nella via Roma. Fra l'altro c'è la zona di Sant'Anna, la stradella, che è interessata da un cedimento, quindi a rischio. Si dovrebbe pensare ad una soluzione alternativa. Sì, mi si informa che ufficialmente esiste una petizione di cittadini e una segnalazione su un rischio, insomma, di mancata stabilità di alcuni edifici, che impedirebbe all'amministrazione di chiudere in maniera definitiva la Garibaldi. Adesso la soluzione, io non so se le cose stanno effettivamente così, bisogna interpellare gli uffici. Anche se le cose stessero così, comprendo le necessità dei residenti, ma si potrebbe utilizzare la rampa che collega via Roma al corso Vittorio Emanuele, dotandola di un semaforo che peraltro avrebbe funzione di scoraggiare i nostri passeggiatori a motore di professione. Ecco, soffermiamoci per concludere sull'industria del sole del mare, il famigerato turismo, che ormai purtroppo è rimasta l'unica attività per far sopravvivere gli abitanti di queste isole. Ma secondo te qual è la ricetta giusta per un rilancio delle isole? Lo diciamo sempre, si parla di destagionalizzazione, però insomma concretamente non si riesce a fare purtroppo questo salto di qualità. Parliamo di destagionalizzazione da fin troppo tempo, senza poi mettere in campo quelli che sono gli interventi operativi per renderla possibile. Noi soffriamo sempre la problematica trasporti incerti e alla quale non riusciamo a trovare soluzione. Ma dico, se partissimo anche noi stessi dalla capacità di fare sistema, quindi di raccordare amministrazione, associazioni di categoria, commercianti, e coinvolgere le associazioni appunto e i singoli soggetti interessati alla promozione turistica in attività legate al territorio, io penso che in breve tempo un territorio così bello e di prospettiva possa riemergere. Io ci credo, sono piccoli interventi da fare sul territorio e cura di quelle che sono le cose più grandi, cioè gli interventi infrastrutturali e il reperimento di finanziamenti per rilanciare il nostro turismo. Non sono, ripeto, a mio modesto avviso, cose difficili da realizzare, bisogna avere la volontà e un chiaro indirizzo.
politico-imprenditoriale. Imprenditoria e politica devono tornare a parlarsi in maniera serrata, sedersi attorno a un tavolo e discutere di quello che deve essere il futuro delle isole. A proposito di trasporti, la bella notizia del 50% di sconto per quanto riguarda i mezzi della Compagnia delle Isole, in andata e ritorno ovviamente. Il problema è però che occorrono anche mezzi efficienti, perché spesso non si riesce ad arrivare in queste isole o si arriva con mezzi ormai vetusti. L'argomento è scivoloso e annoso. Adesso esiste una convenzione firmata qualche anno fa da Compagnia delle Isole, subentrata a Siremar, i quali termini io non conosco nel dettaglio. Certo che un rinnovo della flotta del naviglio sarebbe necessario, ma ripeto, questa trattativa si fa sui tavoli della politica, sui tavoli delle amministrazioni, si fa al Ministero, si fa alla Regione. Noi cittadini possiamo solo accorgerci delle mancanze e denunciarle. Questo poi spetta alla classe politica, spingere per un rinnovo. È chiaro, è sotto gli occhi di tutti che dobbiamo puntare ad avere servizi efficienti, che abbiano tempi certi, che abbiano delle corse stabilite all'inizio della stagione, che ci consentano di prenotare per tempo, altrimenti nell'incertezza non si fanno grandi cose. Ecco, quello che dobbiamo superare come Oliani, e allargando il discorso come abitanti del Mezzogiorno, è proprio l'approssimazione che ci vincola all'incertezza. Superato questo, se le eolie cominciano a fare turismo, tutto il Mediterraneo avrà timore, tutto il Mediterraneo, perché siamo dei posti unici con delle bellezze straordinarie, e qualunque visitatore, anche con le piccole nostre mancanze, quando va via ha un ricordo straordinario di questa terra. Io sono orgoglioso di essere oliano. Speriamo di continuare a esserlo per il futuro, anzi di esserlo ancora di più. Certo, però i cancelli del parco archeologico chiusi alle 13:30 nei giorni festivi fa riflettere, no? Sul modo in cui la regione Sicilia, perché è evidente che dipende dalla regione, fa turismo, decide di fare turismo. E fa riflettere parecchio, mi fa piacere contestualmente che la segnalazione sia arrivata da una ragazza del luogo, poi ripresa dal consigliere Bigliano, che credo abbia mandato una richiesta di informazioni. Queste sono le piccole attenzioni che noi dobbiamo a chi ci viene a trovare per rilanciare la nostra industria turistica. Queste, bastano già queste piccole attenzioni. E soprattutto risolverle. E senz'altro risolverle. Noi intanto le denunciamo, tu fai un servizio meritorio, io ci provo nel mio piccolo, intanto noi le denunciamo, speriamo che chi di dovere le risolva. Bene, abbiamo completato, ringraziamo l'opinionista Luca Chiofalo, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.